scusate, stavo per fare tardi per un appuntamento importantissimo della serata. Ma come quale? Quello con il contadino cerca moglie. E siamo arrivati al quinto appuntamento con i nostri quattro contadini più una contadina. E con le loro e i loro pretendenti. Cosa è successo fino ad ora? In una parola, anzi in due, qualunque cosa. E poi ci si è sfidati. Che puzza! Ci si è confrontati. Ci si è riavvicinati. Facci capire che ci vedi. E adesso ci si risfiderà. Andate, andate. Ci si riconfronterà. Stoppa il tempo. Ci si riavvicinerà. Sicuramente. Ma che è? Uno scioglilingua? Vabbè, tutto quello che succederà però sarà più forte, più sorprendente, più eccitante. Perché? Come perché? Non chiedetemi perché, chiedetemi dove. Qui, al contadino cerca moglie. Al contadino cerca moglie, i nodi iniziano a venire al pettine. Cioè, io e te, cosa c'entriamo? Perché il tempo delle scelte finali si sta avvicinando, inesorabilmente. Buongiorno, vorrai una famiglia? Io non sono molto convinta. Le prove di metà percorso hanno cambiato gli equilibri nelle fattorie e ora c'è un ulteriore step da superare, un'altra prova da affrontare. Ma ancora più delicata, ancora più importante. E gli equilibri continueranno a cambiare. E allora vediamo come si rimescoleranno le carte nella fattoria del nostro bel toscano, Filippo. Nelle scorse puntate abbiamo imparato a conoscere Filippo e abbiamo capito che nella sua vita c'è un assoluto punto fermo: l'amore per il suo lavoro. Essere un contadino per me è un privilegio, è un dono che mi è stato dato. Per me è una cosa bellissima, è indescrivibile. Vedere il tuo allevamento, i tuoi bovini, la nascita, il vitellino piccolo, insomma, la campagna, dalla semina, le piante che crescono, al raccolto. È tutto un cerchio che si chiude con te, che sei nel mezzo e dai modo a tutte queste cose di potersi creare. Per me è come essere in una favola. La sognavo da bambino, ci sono nato e poi è la mia vita. Quindi, visto che Filippo è così attaccato alla terra, è dalla terra che proverà ad avere delle risposte. E alla terra è fortemente legata la nuova prova che sta per proporre alle sue pretendenti. Siamo davanti a un campo di... Cosa sono quelle? Quali? Patate. Sì, avvicinate. Ah, patate. Patate. Ah, okay. Quando si ha Filippo intorno non sai mai quello che ti aspetta. Vi spiego cosa andrete a fare. Leverete le patate. Leverete? Leverete le patate. Ok, da terra, sì, da sottoterra. Sì, praticamente la prova consiste nel sbarbare la pianta, cavare insomma le patate, non sciuparle, pulirle, le mettete nella cassetta e poi insomma alla fine ci sarà un giudice, non io, un giudice esterno che valuterà chi è stata la migliore. Visto che era una gara ho detto sicuramente la vinco io. Vai, via! Vai, raspate, le patate sono sotto la pianta. Non è vero, perché io ne ho trovate qua sotto, ho dovuto scavare, falso. A me ne uscivano di meno. Fila sfigata, chi la piglia? Io.
Ah, Ivane, in questo ti vedo più ferrata, eh? Ma mi sto divertendo. Ho parlato. Hai inciso la patata. E tu vattene, mamma mia. No, ce l'avevo con insetto, scusa. Ah, pensavo io. Ah! Oddio! Stupida! Grazie. No! Calma. Perché non le voglio rovinare. Meglio una patata rovinata o una patata buona? Meglio una patata buona, però... ho detto, conta anche la quantità. Non pensavo che fosse così difficile, sinceramente. Cioè, è stata la sfida per me di questi giorni più complicata. Pensa alla patata, andiamo. Mi sa che a quella ci devi pensare tu. Io ci penso, va tranquilla. Dai, basta. Stop, è finito qui il tempo. Quindi facciamo una cosa, voi mettetevi tutte qui, io vado a chiamare il giudice e arriviamo insieme e valutiamo questa sfida. Diciamo che questa attività ha fatto tutto tranne che una manicure. Buongiorno, buonasera. Grazie. Buongiorno. Allora, vabbè, ho portato lui, è mio nonno. Te lo presento, Francesco. Chiamato mio nonno, comunque perché è una persona a me molto vicina. Mio nonno per me, sono sincero, è il mio migliore amico, è il mio secondo babbo, è quella persona che, nel senso, è sempre stata vicino in tutto. Mio nipote è bravo, 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 bravo. Quando ha vinto lui, un grande lavoratore. Vabbè, a volte ci siamo ritrovati anche piange insieme, ecco, non me ne vergogno, ci siamo sempre capiti, probabilmente anche perché è molto simile a me. Insomma, dato che l'ho fatto parecchi anni, mi ha chiamato, dice vieni a controllare come hanno lavorato, via. Ti si fa vedere, sono le cassette, dagli un'occhiata. Qualità e quantità. Verrai, tanto verrà, lo vedi anche a occhio. E appunto, sicché... Va bene, via, giù. Erano pulite per bene, messe a posto. Hanno lavorato bene, via, diciamo. Io, dato che non so nulla, ho guardato per bene le cassette, tutto quanto. Poi alla fine mi è toccato scegliere la migliore, diciamo. La cassetta che mi garba di più sarebbe quella. Perché ci sono delle patate un po' più belle, grosse. Tutto quanto. Ero super contenta e nello stesso tempo mi è passato anche il pensiero di dire che, cavolo, le ragazze mi uccideranno. Bene, va bene così, dai, oh. Almeno non se la prendano con me. Ti sei salvato stavolta. Vai, va bene, nonno, tanto ci si vede, ti ringrazio, insomma. Ok, ciao. A tutti, grazie. Che sfortuna. Francesca è falsa, ma falsa da paura, cioè falsissima. Falsa. Sei contento? Eh? Ah, vabbè, il libro dei complimenti, il libro dei... Dai, sei contento o no? No, vabbè, contento, sono contento. Sì, sono contento. Quanto? Quel momento ero davvero quasi emozionata e mi è venuto comunque da avvicinarmi a lui.